L'algoritmo di YouTube ti ha portato sul mio canale dove tratto carri armati, aerei e navi tramite i giochi War Thunder e World of Warships. Nella descrizione troverai i link per scaricarli e avere alcuni vantaggi iniziali. Quindi iscriviti al canale se ti interessano questi contenuti. L'unità di oggi è lo SHOT, carro armato israeliano che è stato aggiunto nell'ultimo aggiornamento. Rapidamente abbiamo un cannone da 84, due mitragliatrici, un brandeggio verticale meno 10-20, una corazzatura che tutto sommato, se angolata, potrà garantirvi di assorbire qualcosina, però non vi angolate troppo altrimenti vi penetrano, ok? Una ricarica di 8.1 secondi anche tramite l'equipaggio totalmente al massimo con qualifica asso comprata. La velocità massima è di 35 km/h e possiamo portare con noi un lanciagranate fumogene da 66x12, 4x4x4. Per quanto riguarda i proiettili abbiamo una scelta tutto sommato limitata: proiettili esplosivi, perforanti, classici e proiettili fumogeni, che io personalmente non utilizzo. Il carro armato è anche equipaggiato con l'NVD, il Night Vision Device. Se vi capita una partita notturna potrete rimanere operativi. Come sempre mi piace e commento per aiutare ancora di più l'algoritmo e far crescere il canale di Devi. Siamo pronti? Andiamo a vedere le clip che ho preparato. Via! Qualcuno ha cappato, bravo, quindi ci sarà un carro nemico. Ok. Cappiamo, facciamo un po' di crediti. Anche un modo per fare crediti, visto che me lo avete chiesto in tanti, è anche cappare. Cappare vi darà un piccolo bonus in crediti, quindi cercate di prendere il cap. Tutto sommato stiamo andando bene. Ora vi faccio vedere quanti crediti vi dà con un cap completo da zero proprio. Questo è tutto nostro. Abbiamo fatto una kill e ci siamo presi il cap. Esattamente su 2000. No, 7000. Ricordavo di meno. 7000 crediti per prendere un... con la coda dell'occhio proprio. Fidati che c'è. Fidati che c'è. Eccolo. T'ho detto che c'era, miseria! Guarda, guarda, con la macchinetta! Ma io penso di averne visto un altro, perché ho questa sensazione. Dobbiamo prendere Charlie, stanno catturando Bravo, that's a problem. Dobbiamo tornare. E non si prende Bravo così, eh. Distrutto? Sì, sì, con la bomba, distrutto con la bomba, ok. Poco di artiglieria. Andiamo verso Charlie. Via, 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 che chiamano l'artiglieria qui. No! Ma sei serio? Cosa cavolo è appena successo? Mi ha sganciato una bomba di non so quali dimensioni. Non ce la fai? E mi ha fatto male. No, ma miseria ladra, miseria ladra. Dai, non è possibile. Sopravvivo alla bomba e poi arriva questo da dietro. Ma da dove? Da casa tua. Ma che cavolo. Dai, poi mi ha pure penetrato. Easy. No, è scappato. Miseria ladra. Aspetta, aspetta, aspetta. Sto cercando comunque sia di avere tutto sotto controllo sulla posizione dei nemici. E sembra che sulla sinistra al momento non ci sia nessuno. Un po' di fumo. Così abbiamo preso l'iniziativa. Che non serve a niente. Ok.
Vai tranquillo, tranquillo, ti salva Devi. Le forze alleate hanno conquistato una zona. Qui. Perfetto. C'è quello di prima. Eccolo. Era un mouse. Così? Le forze nemiche hanno conquistato una zona. What? Non è male. Penetrazione eseguita con successo. C'è ancora un carro nemico. Dove cavolo si è nascosto? Dovevi essere morto già da prima, ricordatelo. Sapevo che eri lì. Oh. Così, random. Ma non è male. Ragazzi, sono rimasto sbalordito sulla kill del avremmo fatto la quarta. Sulla kill sul mouse. Bella, mi è piaciuta. Tac e kill. Easy. Dunque, qualcun altro andrà a spawnare. Vediamo se c'è possibilità. L'avevo visto, l'avevo visto. In questo momento stavo girando la torre. Sulla sinistra c'è qualcuno, l'ho sentito. Stanno catturando Bravo, vai. Aspetta. No, Bravo è sulle de... Vabbè, fa niente. Mi sono particolarmente distratto, miseria ladra. Chiamate di artiglieria, sono tutti qua. Sinistra. Non ce la poteva fare, non ce la poteva fare. Penso che uno sia... Aspetta, aspetta. Ah, il tempo di ricarica, perché ovviamente... Ecco, sì, vai, vai, il casino è più totale. Leopardo è molto pericoloso. Lui sì che mi penetra. Ma io dico, come fai a non vedermi? Tra l'altro il Turm 3 l'abbiamo visto ieri. Casino più totale, va bene. Diciamo che negli spazi stretti si sta comportando abbastanza bene, però il tempo di ricarica aumentato, questa cosa mi fa un attimino, mi penalizza particolarmente. Ce ne sta uno dietro, vediamo se di qua riesco a vedere qualcos'altro. Ce ne sta uno, vai, 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 vai. Spero che non ci sia nessuno sulla sinistra. Puma. Miseria. Lo vedo. Ah, mi aveva visto nel mouse. Mi aveva visto. Orca miseria, ladra. E poi mi penetra. Ovviamente il mouse belle di questo carro armato, oltre ad avere una depressione di meno 10, quindi se il nemico è più giù rispetto a voi potrete colpirlo,
il fatto di avere comunque sia la possibilità di sbloccarlo normalmente, perché è un carro di linea e potrete giocarlo quasi subito, proprio perché si trova a 7.3 e partite da 6.7. Il carro armato sarà disponibile nelle fasi praticamente iniziali della vostra avventura con i carri armati israeliani. Il calibro è un po' piccolino, quindi spesso e volentieri magari serviranno un paio di colpi per distruggere il nemico. Io mi sono trovato bene tutto sommato con ovviamente i proiettili Mark III che tutto sommato svolgono un ruolo abbastanza importante, anche perché altrimenti l'altra scelta sarebbe sui Mark 1, però ripeto, preferisco avere una penetrazione perforante Sabot anziché avere il proiettile perforante con protezione balistica incapsulato, insomma tutte queste cose qua. Le mitragliatrici, giusto utili per trovare il nemico eventualmente in una cortina fumogena, sparate e poi utilizzate il cannone principale. Quindi, in definitiva, tutto sommato, un carro armato piacevole da giocare. Ragazzi, video terminato. Io, come sempre, vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni. E noi ci vediamo con un prossimo video, un prossimo gameplay, una prossima live. Ciao! Please don't make any sudden moves.